Buongiorno a tutti, oggi incontriamo Girolamo di Francia, che è referente del progetto e responsabile del laboratorio Enea di sviluppo applicazioni digitali, fotovoltaiche e sensoristiche, per parlare di un interessantissimo progetto legato alla realizzazione di pannelli fotovoltaici che possono venire integrati in strade, pedonali, ciclabili, ma anche autostrade. Buongiorno Girolamo. Buongiorno a lei. Allora, entriamo subito nel merito di questa vostra ricerca che state svolgendo insieme a Teatec, che è un'azienda che da sempre si occupa di installazioni fotovoltaiche. In cosa consiste questo progetto? Allora, noi stiamo esaminando una serie di tecnologie che sono di fatto in parte già commerciali e che consentono l'installazione di pannelli fotovoltaici, come lei già anticipava, in strade, in piste ciclabili, e consentono anche l'utilizzo del fotovoltaico anche come superficie calpestabile, addirittura da autoveicoli. L'idea di fondo, ovviamente, voglio dire subito, non è tanto quella di produrre energia elettrica da fotovoltaico. Ovviamente il fine ultimo è quello, è sempre quello di produrre energia da fotovoltaico, però un pannello fotovoltaico convenzionale già produce energia a sufficienza ed anche a costi inferiori a quelli che queste tecnologie fanno. Queste tecnologie invece vanno incontro a due, credo, bisogni e anche necessità che pervaderanno quello che è lo sviluppo futuro delle nostre città. Uno è la Sono le smart city, le comunità, le città intelligenti da un lato, e l'altro bisogno è quello delle smart mobility. Quello che di fondo collega queste due cose al fotovoltaico, e che credo la parola chiave sulla quale poi ragionare, è la granularità. Cioè, il fotovoltaico ha come caratteristica sua specifica quello di essere una delle, probabilmente, la fonte energetica più granulare possibile, più diffusa possibile, sia in termini di può essere realizzato sia in termini di grandi centrali dell'ordine anche dei gigawatt, ma sia realizzato, si può installare con piccoli pannelli dell'ordine di una decina o centinaia di watt, ma in situazioni molto distribuite. Allora, quando si tratta di piste ciclabili o di strade, a che cosa pensiamo? Pensiamo alla possibilità di alimentare, ovviamente, di alimentare pali elettrici, pali di illuminazione, ma anche di alimentare sensori che consentano l'integrazione digitale della comunicazione all'interno delle nostre città. E questa è l'idea di fondo che poi muove l'interesse intorno a questo tipo di pannelli. Quando si parla invece di smart mobility, ovviamente si pensa a quello che sarà la mobilità di livello 4, 5, che tra qualche anno, speriamo, no, caratterizzi il trasporto sulle nostre autostrade, perché a quel punto avremo di fatto degli auto, dovremmo avere, speriamo presto, degli autoveicoli che si muovono in maniera autonoma e che sono in grado di controllare il loro stesso tragitto attraverso l'intelligenza artificiale. Quindi speriamo che poi i disastri dei quali stiamo parlando pure in questi giorni si minimizzino o comunque si riducano in maniera notevole. Anche lì, ovviamente, il fotovoltaico ha un ruolo rilevante, perché consentirà di energizzare, di alimentare i sensori che saranno diffusi lungo le autostrade, che consentiranno appunto di supportare la diffusione di questo genere di mobilità. Perfetto, quindi è diciamo una ricerca che porterà a prodotti che non serviranno tanto ad aumentare la produzione di energia elettrica, ma quanto a creare energia elettrica, produrre energia elettrica per scopi specifici, come ha detto lei, sensoristica, ricarica di auto elettriche, eccetera, eccetera. Sì, diciamo che il fotovoltaico ha due grandi rami. Uno è quello della due grandi aree. Uno è la produzione di energia. La produzione di energia si fa sui tetti delle nostre abitazioni, dei centri commerciali, e con le grandi aree sulle quali si installano le grandi centrali, si possono installare le grandi centrali fotovoltaiche. Non c'è un problema specifico in questo caso. Abbiamo ormai
costi che sono più che ragionevoli, sono assolutamente competitivi con qualunque altro genere di fonte rinnovabile, di fonte energetica, compreso il carbone, che è considerato di fatto la fonte più economica possibile. Quindi da questo punto di vista io credo che il fotovoltaico si ponga come un'effettiva soluzione, almeno a una parte dei problemi energetici di ogni paese industrializzato e non industrializzato. Poi abbiamo invece un'altra grande area, che è quella dell'integrazione di fonti energetiche per abilitare funzionalità diverse del nostro abitare, del nostro vivere quotidiano. Uno appunto riguarda quello della mobilità, ma può anche essere quello delle applicazioni in campo agricolo, quella delle applicazioni in campo marino o similare, quindi con il PV floating, come si dice oggi, usando magari in maniera un po' eccessiva termini inglesi. Queste sono le idee di fondo. Addirittura ovviamente si può pensare all'integrazione del fotovoltaico nelle strade ferrate, nelle ferrovie, come traversine intelligenti. C'è qualcuno che lo fa, insomma. Quindi diciamo è l'integrazione massiva di fonti energetiche sostenibili in altri settori. Certo, ecco, le volevo chiedere una cosa riguardo a questa vostra ricerca. Dal momento che uno dei punti critici nelle nostre città è un po' anche la manutenzione, no, delle strade, ma anche sulle autostrade la manutenzione è un elemento molto impegnativo. Questa vostra tecnologia, come si pone rispetto a questo problema? Nel senso, l'installazione poi di questi pannelli agevolerà anche la manutenzione, richiederà cure particolari? I pannelli di cui parliamo, i pannelli cosiddetti i rod photovoltaic panel, sono pannelli che sono garantiti per poter lavorare in maniera maintenance free, ma libera da qualunque genere di manutenzione per 10 anni almeno. Quindi di fatto, come tutte le tecnologie fotovoltaiche, sono tecnologie molto solide, molto affidabili. Inoltre, potendo abilitare una serie di servizi ancillari, che sono quelli che dicevo prima, cioè i servizi legati con un termine ancora un po' brutto, si chiamano servizi OTT, over the top, cioè servizi abilitati attraverso l'utilizzo di internet di fatto. Potendo abilitare servizi di questo tipo, di fatto sono anche in grado di abilitare manutenzioni proattive sia delle strade, ma anche delle vie calpestabili, perché sarebbero addirittura in grado di dire quando sono sporchi e quindi quando andrebbero puliti, insomma, cose di questo tipo. Quindi di fatto si potrebbe arrivare, non dico a una forma di intelligenza artificiale che in qualche modo è in grado di governare anche la pulizia stessa, no, dei sistemi, ma quasi. Non è una cosa molto, molto singolare. Si consideri per esempio che i grandi impianti fotovoltaici oggi hanno un sistema di manutenzione di questo tipo, cioè dei robottini che partono quando di fatto il sistema fotovoltaico ha la necessità, i pannelli fotovoltaici hanno la necessità di essere ripuliti. Ci sono una delle tecniche di pulizia dei campi fotovoltaici è proprio questa, quindi non è una cosa impensabile, anche abbastanza semplice poi tutto sommato da realizzare. Ecco, invece a livello, andiamo un po' più sul concreto, a livello poi di applicazioni pratiche, secondo lei che orizzonte temporale possiamo avere per vedere questo tipo di tecnologie realmente implementate nelle nostre città? No, queste sono tecnologie, di fatto già si implementano. Adesso voglio essere, come al solito, denigrante verso quello che è lo stato di applicazione di queste tecnologie nel nostro paese, ma per esempio in Germania ci sono città nelle quali di fatto alcune vie, alcuni marciapiedi sono di fatto già realizzati attraverso tecnologie fotovoltaiche di questo tipo. Non sono cose impensabili o fuori
o lontane da quella che è la possibile commercializzazione di fatto. Ovviamente pannelli di questo tipo sono per forza di cose più costosi di pannelli fotovoltaici convenzionali, perché devono avere la capacità di resistere al calpestio umano, ma anche al passaggio degli autoveicoli, quindi si capirà che dal punto di vista strutturale è qualche cosa in più ce l'avranno, no? Rispetto ai pannelli convenzionali, e costano ovviamente anche di più dal punto di vista di quello che è il prodotto finito. Però ovviamente, come dicevo prima, poi consentono di abilitare o sono concepiti per abilitare servizi aggiuntivi. Per esempio in alcune grandi città si pensa di utilizzare questi pannelli per abilitare servizi di parcheggio automatico in aree definite. Quindi non sono delle cose che vedremo tra 10 anni, sono cose che, se vogliamo, tra qualche anno possiamo anche vedere nelle nostre città. Bene, ci auguriamo proprio che questo tipo di tecnologie implementino sempre più velocemente il concetto di smart city, e quindi alla fine offrano ai cittadini servizi avanzati, più sicurezza, più scelte per la mobilità e quant'altro. Io la ringrazio per questa chiacchierata e ovviamente resteremo in contatto per segnalare qualunque nuova innovazione o novità capiti in questo progetto. Grazie Girolamo. Grazie a lei, buona giornata.